questa settimana noi ci occupiamo di valorizzare il territorio di Lazise. A tal proposito siamo qui in compagnia di Riccardo Azzolini, il responsabile del settore giovanile del Lazise Calcio, che ringrazio tantissimo per la disponibilità e per essere qui con noi. Grazie. Ciao Riccardo. Ciao. Allora, ti chiedo subito intanto come stai e come voi del Lazise Calcio state affrontando questo periodo delicato. Io sto molto bene, grazie. Stiamo affrontando il periodo in un modo molto semplice, dando la massima disponibilità ai ragazzi per quelle che sono le nostre possibilità, compatibilmente e chiaramente nel rispetto del protocollo. E devo dire che, vista l'alta partecipazione di tutte le squadre, è stato molto apprezzato. Manca a tutti lo sport. Manca a tutti l'ora d'aria, oserei dire, in certi momenti, perché effettivamente i ragazzini sono, vuoi per la DAD, vuoi per le varie limitazioni, sono sempre sotto pressione. È un periodo davvero delicato per loro. Dunque, proprio per questo ti chiedo, come loro lo sanno, proprio perché tra DAD, tra tutto quello che sentono, tra le rinunce che hanno dovuto fare, sanno che tipo di momento stiamo vivendo. Voi come gliel'avete presentato? Come gli avete detto che c'è la possibilità di fare gli allenamenti ma senza l'amico vicino? Allora, devo dire che in questo è stato veramente molto molto bravo Davide Zanandres, che è corresponsabile del settore giovanile, il quale si occupa in toto dell'organizzazione degli allenamenti. Posso dire ad esempio che raramente riesce a fare, cioè fa fare un allenamento uguale al precedente, questo è molto importante. Inoltre si è occupato di fare in modo e di istruire tutti gli allenatori affinché operassero con il giusto distanziamento e nel rispetto delle regole. Covid permettendo, so che se la situazione si sblocca c'è la possibilità per voi di dare la possibilità ai ragazzi di far parte del vostro camp estivo che inizierà a luglio. Io l'ho definito un camp galacticos, come direbbero in Spagna, per un motivo particolare, e adesso ce lo spiega lui perché abbiamo usato questo termine. Sì, allora il camp che noi abbiamo organizzato insieme alla fondazione del Real Madrid è un camp che soprattutto è visto in un'ottica, come si dice, per dare una possibilità a tutti, non solo ai nostri iscritti, a tutti i ragazzi del territorio di partecipare a qualcosa di diverso. Che faccia respirare un po' di normalità. No, anche qualcosa di più, perché quando dici Real Madrid è normale pensare a qualcosa. In realtà si tratta anche di dare la possibilità alle famiglie del territorio che operano nel campo del turismo di avere un'ulteriore valvola di sfogo per i ragazzi. Se io ti faccio una domanda e voglio una risposta secca, tireremo un calcio a questo coronavirus e finalmente porteremo a casa i 3 punti fondamentali per vincere questo campionato, sì o no? Io non sono... Hai la sfera qua, lo vedo, c'è la sfera, leggiamo il l'oracolo futuro. Di Delfi per poterti rispondere. Sicuramente l'auspicio che tutti abbiamo è di sconfiggerlo. Quello che si vede porta a pensare questo, quindi direi di sì, convintamente. Speriamo bene. Io ti ringrazio Riccardo per essere stato qui con noi e ti auguro davvero un in bocca al lupo per tutto. Crepi. Un'altra parentesi calcistica la facciamo in compagnia di Luca Dorizza, che ringrazio tantissimo per essere qui con noi. Ciao Luca. Ciao. Che è il direttore sportivo della prima squadra della Lazise e anche vice allenatore, giusto? Della prima squadra, sì. Fai tutto, insomma. Mi do da fare, dai. Allora, andiamo subito al dunque, io sono curiosa di sapere come, anche da te, come avete gestito questa situazione e quanto rammarico c'è per un campionato che è iniziato e poi non è più finito. Eh sì, purtroppo come tutti ben sanno, notizia fresca proprio di questi giorni, il campionato stagione 2020-2021 è stata definitivamente concluso, senza nulla di fatto, quindi tutto annullato purtroppo. E niente, noi avevamo gestito già dall'estate scorsa, avevamo cominciato a organizzarci per la stagione che andava ad iniziare, anche perché appunto la stagione prima era finita anche quella non nel migliore dei modi, così quindi ci siamo presi per tempo appena insomma è stato deciso che si poteva ricominciare, diciamo. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, abbiamo messo a norma l'impianto, abbiamo seguito tutte le misure che c'erano da seguire, anche se non era proprio il massimo, diciamo, venire al campo e essere messi così, però vabbè, ci stava. Diciamo che vi siete messi a posto e alla fine non è stata una scelta che è spettata a voi. Esatto, però ci siamo adeguati e si faceva meglio che si poteva, insomma, si cercava comunque di venire qua e mettercela tutta.
siamo partiti anche bene col campionato, abbiamo fatto dei buoni risultati le prime 6 partite. Ti dispiace ancora di più anche per questo? Sì, c'è un po' di rammarico perché appunto si stava creando secondo me una stagione che poteva portarci delle belle soddisfazioni, senza dire niente di più, però secondo me con... No, ma poi anche forse nel calcio conta tanto l'aspetto psicologico, dunque a distanza di un anno comunque ci sono giocatori che vanno verso una certa età, dunque magari tanti giocatori l'anno in più sulle spalle lo sentono, dunque c'è anche una difficoltà poi nel ricominciare anche sotto questo punto di vista. Sì, sì, quello sicuramente. Noi comunque l'anno scorso questa cosa non l'abbiamo pagata più di tanto nel momento della ripartenza, perché avevamo una squadra abbastanza giovane comunque, quindi diciamo i ragazzi dopo la preparazione si sono rimessi in forma senza problemi, abbastanza tranquillamente. Qualcuno magari un po' più datato ci ha messo un attimino in più, ma comunque da quel lato lì eravamo a posto. Ovvio che adesso sono passati altri mesi, quindi nella prossima ripartenza ci sarà ancora di più chiaramente per qualcuno questo problema. E niente, Sono arrivati degli aiuti, dato che avete fatto dei lavori proprio per cercare di rispettare le normative vigenti a livello di sanificazione, dunque mascherine, gel, sono arrivati? Sì, qualche aiuto della federazione è arrivato, sicuramente le società sono state un po' aiutate insomma da quel lato lì, adesso vediamo anche in previsione della prossima stagione ci dovrebbe essere un ulteriore aiuto sotto questo punto di vista, quindi da quel lato lì diciamo un minimo c'è stato di mano tesa diciamo verso le società. Ovvio che il grosso è stato fatto dalle società, chi più chi meno, insomma anche lì non essendoci una cosa proprio precisa, ognuno faceva ecco il meglio che riusciva, e noi come ti ripeto da quel lato lì eravamo a posto e facevamo quello che dovevamo fare insomma. Prima mi hai fornito, tanto per rimanere in termini calcistici, un assist perfetto. Io ti chiedo, cosa pensi del fatto che ci siano degli sport di serie A e di serie B? Passami il termine. Nel senso, il calcio è sì uno sport di contatto, però è comunque uno sport all'aria aperta, che forse più di tanti altri sport potrebbe far rispettare tutte queste normative. Un tuo parere personale è stata, non tanto se sei d'accordo o no, perché giustamente, ma se è stata gestita bene la cosa, secondo te? Allora, gestita bene forse no, però non era neanche facile secondo me. È stata una cosa improvvisa che non sapevamo, nessuno sapeva come nessuno sapeva cosa fare, quindi è stata tutta una serie di tentativi che si andava facendo e quindi sicuramente qualcosa di meglio si poteva fare. Dal punto di vista secondo me delle nostre categorie la sospensione ci stava, più che altro perché per continuare ci sarebbe dovuto essere appunto un protocollo rigido da seguire, però lo possono fare solo società di altre categorie secondo me, quindi professionisti o semi professionisti, perché appunto poi qua un ragazzo viene a giocare ma viene per divertimento, non è il suo lavoro. Certo. Comincia a succedere che per venire al campo a divertirsi viene contagiato e ci rimette la salute, la famiglia, il lavoro, e via dicendo, non è fattibile secondo me per la nostra categoria. Dispiace perché appunto per chi gioca a calcio da una vita gli viene tolta una cosa che è appunto uno sfogo, però è un momento di condivisione anche comunque con gli amici. Però niente, noi insomma le categorie come le nostre abbiamo dovuto adeguarci. Beh, onesto comunque, onesto, sì, non tutti sì. La pensano così, dunque anche per sì, questo che stiamo sì, cercando di sentire i pareri. Ci sono delle cose che a un certo punto vengono prima, c'è poco da dire. Bella questa cosa qua. Io ti faccio l'ultima, cosa ti aspetti dal futuro? Allora, intanto speriamo che a breve la situazione generale vada migliorando. Vaccini e altre cose che vengono avanti, speriamo che ci portino tutti a migliorare. E di conseguenza, se dopo Pasqua o maggio, quando non so di preciso, però andando verso la stagione estiva, sembra che anche con l'esperienza dell'anno scorso sarà così, speriamo.
e si potrà tornare al campo anche solo per vedersi, stare in compagnia, fare una partitella. Sarebbe già un traguardo questo. Sarebbe già tanto, in modo da poter iniziare a preparare seriamente la stagione prossima. Quindi la mia speranza è far passare l'estate e nel momento in cui ci sarà la ripresa, una data fissata per la ripresa vera e propria, che però poi venga rispettata e che sia una ripresa che vada fino in fondo, non di ritrovarsi poi a ottobre del 2021 come si è ritrovati l'anno scorso, perché l'anno scorso un po' la sensazione c'era che forse sarebbe andata così, tutti speravamo di no e invece alla fine è andata come si pensava. Adesso bisogna che, se ci sarà questa ripresa vera e propria, venga portata fino in fondo con insomma, dei protocolli, delle cose da seguire fatte bene, a dovere, studiate e da chi di dovere, che ci aiutino anche su questo lato qua, insomma. Ci siamo fermati per poi ripartire, questa deve essere la cosa fondamentale per ripartire più forti di prima. Io ringrazio davvero Luca Dorizza per essere stato qui in nostra compagnia e ti auguro davvero un in bocca al lupo per tutto, sperando che le tue previsioni si avverino il prima possibile. Speriamo, grazie a voi e arrivederci.